Gentili telespettatori, ancora una volta vi ringrazio per essere assieme a noi a seguire gli avvenimenti che Rai TV vi presenta e permettete che entriamo a casa vostra. Apriamo con una notizia di quelle che da tanto tempo, da troppo tempo, sentiamo, quasi una cadenza sistematica. Ancora morti su quella che doveva essere il viaggio della speranza di tantissimi disperati che sfuggono alle guerre, sfuggono alle persecuzioni, sia da un punto di vista politico che religioso che di altro genere. 5 morti arrivati questa mattina a Catania, al porto di Catania. Sentiamo. Hanno raggiunto questa mattina la terraferma al porto di Catania, ma era già troppo tardi. 6 corpi di giovani africani annegati nel tentativo di raggiungere l'Europa sono stati raccolti al largo delle coste libiche. La nave dell'associazione spagnola Proactive Open Arms è arrivata oggi a Catania con 5 dei 6 cadaveri estratti dall'acqua nei pressi della città libica di Sabrata. Accanto ai giovani senza vita, i soccorritori spagnoli avrebbero visto 2 gommoni semiaffondati e avvistato forse una terza imbarcazione. Per questo motivo si teme che il numero dei morti ammonti a molti di più, circa 200-300. Un'ipotesi non ancora confermata dalla Guardia Costiera italiana impegnata nei soccorsi. Finora nessuna segnalazione, ma le ricerche continuano. Le ipotesi dei soccorritori spagnoli parlano di circa 120 persone per ogni gommone. Siamo qui al porto di Catania, dove la nave Golfo Azzurro ha appena recuperato 5 cadaveri in mare al largo delle coste libiche. Questo è accaduto il 23 marzo, quindi 2 giorni fa. La Golfo Azzurro aveva trovato un gommone semiaffondato e intorno al gommone ha poi recuperato 5 cadaveri. È rimasta poi a pattugliare l'area, ma non trovando né superstiti né altri corpi, poi si sono arresi e sono ritornati verso la Sicilia. Queste 5 persone morte si aggiungono a un numero molto preoccupante di almeno 600 persone morte nel Mediterraneo quest'anno e che si aggiungono ancora a un record negativo dell'anno scorso che era stato di più di 5.000 morti in mare. E quindi questi numeri ci preoccupano in maniera sempre più crescente e l'unica alternativa che vediamo in questo momento sono le vie legali piuttosto che l'affidamento di queste persone disperate ai trafficanti di esseri umani. Sono 559 le persone che hanno perso la vita dall'inizio dell'anno nel tentativo di raggiungere le coste europee. 25.170 tra migranti e rifugiati sono entrati via mare nell'Unione Europea, l'80% di loro in Italia, il resto in Grecia e Spagna. E ci si augura che in una giornata come quella di oggi, dove sono 2 avvenimenti importanti a Roma, come sapete, l'incontro dei capi degli stati europei che appartengono appunto alla comunità europea per i 60 anni della firma dei trattati di Roma e il Papa che a Milano, visitando ufficialmente la diocesi di Milano, ancora una volta dice che c'è deve essere al centro l'uomo e non quelli che sono i momenti economici o di altro genere, ma ci auguriamo che questo possa servire a qualche cosa. Cambiamo decisamente argomento, un arresto per droga, pensate, nella frazione denunziata di Mascali, un 16enne è stato trovato in possesso di ben 18 kg di marijuana e si è potuti intervenire grazie alle operazioni che i carabinieri della stazione di Mascali assieme alla unità dei cinofili di Nicolosi hanno potuto effettuare, giunti nell'abitazione del 16enne grazie anche al cane che naturalmente è addestrato per fiutare la droga, sono riusciti appunto, come vedete anche dalle immagini, a beccare ben 18 kg di marijuana che naturalmente sarebbero stati un po' immessi sul mercato. E adesso parliamo di politica. Come ben sapete, in questi periodi andiamo verso la primavera inoltrata, dove si dovrebbero tenere diverse elezioni politiche, ma particolarmente importanti sono quelle per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana. Abbiamo incontrato un personaggio che potrebbe dire la sua in questo settore. Sentiamo. Si è chiusa Catania a 2 giorni dalla scadenza per la presentazione delle candidature e la campagna per le primarie del movimento Diventerà Bellissima di Nello Musumeci.
In piazza Stesicoli il rush finale della raccolta firme per la candidatura del leader dell'opposizione all'ARS. Vorrei governare per una legislatura e ricostruire dalle macerie, così oltre un mese fa aveva aperto la propria candidatura alle consultazioni fissate, al netto di colpi di scena, per il prossimo 23 aprile. Da Caltagirone Nello Musumeci aveva lanciato la sfida, oggi in piazza a Catania tra la gente chiude questa prima fase in attesa delle mosse degli altri partiti di quel centrodestra che richiama all'unità. Una campagna per le primarie che ha visto insomma, dei momenti anche abbastanza difficili, gli scontri a distanza, qual è la conclusione adesso? Ma no, c'è un clima di serenità, in un certo senso anche di incertezza, perché non sappiamo ancora chi parteciperà alle primarie, tranne Sicilia Nazione, e gli amici di Salvini, e il nostro movimento diventerà bellissima. Spero, voglio credere che le altre forze politiche che hanno sottoscritto l'impegno per le primarie abbiano raccolto le firme nelle settimane scorse, ne occorrevano 7.500 per ogni candidato, e che entro domani possano proporre la candidatura. E se dovessero saltare le primarie, ma non voglio crederci, sarebbe davvero una iattura, perché significa che il centrodestra non vuole vincere. Vuol dire che la coalizione vuol trovare il candidato attorno a un tavolino, e noi questi metodi antichi, usurati, superati, che mortificano e avviliscono la partecipazione popolare, non intendiamo assolutamente condividerli. Restiamo in qualche modo a Catania, ma cambiamo decisamente argomento. Sono circa 1.800 i verbali che sono stati levati dai vigili urbani di Catania grazie all'apparecchiatura Street Control, come sapete, quell'apparecchiatura che permette in tempo reale di vedere le condizioni della macchina per quanto riguarda assicurazione o altro. E a febbraio invece sono stati 1.685. Con questa possibilità l'elemento più importante da far rilevare è l'avere o non avere l'assicurazione, perché come ben sapete ci sono tantissime vetture circolanti che non hanno l'assicurazione. Lo Street Control è stato utilizzato per 17 giorni nel mese di gennaio e per 16 giorni nel mese di febbraio. Tante le autovetture, come vi dicevo, senza assicurazione. Adesso parliamo di un'altra realtà che in qualche modo è politica e sociale, vedete un po' voi cosa preferite scegliere come catalogazione. Ricorderete il polverone che venne suscitato dall'avvocato Antonino Fiumefreddo per quanto riguardava i problemi relativi al pagamento delle tasse da parte dei deputati o meno. Ci fu un'audizione all'Assemblea regionale siciliana e l'avvocato Fiumefreddo si lamentò che l'onorevole Vinciullo l'aveva buttato fuori. Stamattina a Catania ci doveva essere un confronto a due, però la poltrona per quanto riguarda Fiumefreddo è rimasta vuota. Sentiamo Sara Rinaudo. Una sedia vuota con il nome di un grande assente dopo la bagarre dell'8 marzo all'ARS, che lo ha visto ancora una volta protagonista. Antonio Fiumefreddo diserta il faccia a faccia con il deputato del nuovo centrodestra Vincenzo Vinciullo in programma stamane a Catania. Al culmine dello scontro in commissione bilancio alcune settimane fa era stato lo stesso presidente Vinciullo a sospendere l'audizione dell'avvocato catanese convocato in qualità di numero uno di Riscossione Sicilia e allontanato dopo le provocazioni, gli attacchi politici sferrati in quell'occasione e le reazioni accese di alcuni parlamentari. Assente dunque Fiumefreddo, con tanto di certificato medico al faccia a faccia, che prometteva stamane in un certo toni distesi. Al tavolo ci sono tutti gli annunciati: il docente di economia Maurizio Caserta accanto al posto vacante, il padrone di casa Franco Ballati ed il giornalista Carmelo Rapisarda, che non senza ironia annuncia l'assenza di uno dei due protagonisti dell'incontro scontro. Vinciullo, carte e verbali alla mano, nel suo intervento ricostruisce quanto accaduto. I miei toni saranno assolutamente, spero, anzi questo è l'augurio che faccio a me stesso, assolutamente moderato nel rispetto delle persone che non sono presenti. Il presidente della commissione parla anche di affronto da parte di Fiumefreddo alla procura di Catania e all'assemblea regionale per aver portato con sé in quell'occasione uno dei 9 dipendenti indagati per abuso d'ufficio. E fra i 4 con cui si era accompagnato vi era uno che è oggetto di un'indagine in questi giorni da parte della procura di Catania. Quindi mancando di rispetto sia alla procura di Catania quanto al Parlamento siciliano, perché è entrato in commissione accompagnato da soggetto indagato, a cui noi però auguriamo di uscire al più presto da questa vicenda in maniera pulita. Se era una forma di solidarietà, doveva portare tutte e 9
i dirigenti indagati. E restiamo a Catania, è stato fatto brillare un ordigno della seconda guerra mondiale, nelle acque del porto di Catania, a scoprirlo i parombari della Marina Militare. Era un ordigno di circa 250 libbre, quindi vi lascio immaginare se per caso fosse esploso per urto con nave, con imbarcazioni o altro. Andiamo adesso, o restiamo se volete, a Catania, parliamo dell'agitazione del personale del Garibaldi Nuovo e Vecchio per quanto riguarda alcune decisioni fatte dai vertici ospedalieri. Sentiamo. Con una nota inviata al prefetto di Catania Silvana Riccio, il direttore generale Giorgio Santonocito e l'assessore regionale alla salute Baldo Gucciardi, i rappresentanti sindacali della UIL Funzione Pubblica, Nursing e Fields hanno dichiarato lo stato di agitazione dei dipendenti dell'azienda ospedaliera Garibaldi di Catania, avviando nel contempo la procedura di raffreddamento prevista dalla legge. Una decisione, quella assunta dalle segreterie provinciali e componenti aziendali, dovuta alle disattese relazioni da parte della direzione generale dell'azienda con le stesse sigle di categoria, nonostante queste avessero più volte sollecitato un confronto. Capiamo che il personale è ridotto in tutti i reparti, ma non giustifica l'amministrazione che con un colpo di spugna sono trasferite da un momento all'altro facendo i tappabuchi. Esperimento selvaggio. Assolutamente sì. Decisioni a dispetto degli accordi sulla mobilità interna. I sindacati chiedono al prefetto di accogliere le richieste per giungere ad una nuova fase che possa scongiurare ulteriori proteste. E speriamo che ci sarà un chiarimento con l'amministrazione, se no siamo costretti o a scioperare o a fare qualcosa. Bene, e per quanto riguarda lotta a quelle che sono le estorsioni o altro a Catania, i finanzieri del comando provinciale hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare a casa per Antonio Drago e Antonino Finocchiaro. Il reato è quello di estorsione. E l'avvocato Antonio Drago era ricorso ai servigi di Antonino Finocchiaro, in qualche modo legato alla famiglia mafiosa degli Ercolano, per poter recuperare dei soldi di affitto che avanzava da un inquilino. La rata era di circa 450 euro. L'inquilino è stato costretto dopo le intimidazioni a lasciare l'appartamento e inoltre il Drago voleva una somma maggiore appunto per quanto riguardava questo lasciare l'appartamento. Adesso andiamo a Mister Bianco, elezioni anche lì nella cittadina, un po' che è il momento più importante per quanto riguarda la vita di un centro, piccolo o grande che sia. Sentiamo un candidato. Presentato ufficialmente questa mattina alla città di Mister Bianco, il primo nome che concorrerà alla poltrona di sindaco nelle prossime elezioni amministrative previste tra la fine di maggio e i primi giorni di giugno. Marco Corsaro, l'ex vice sindaco, già assessore e consigliere comunale, che lo scorso 14 gennaio aveva lasciato l'attuale amministrazione per lavorare liberamente ad un nuovo programma per la sua città, è l'unico avversario finora del sindaco uscente Nino Di Guardo, che ripropone la sua candidatura a primo cittadino. Stamane nei locali dello stabilimento Monaco di Mister Bianco, Corsaro è stato presentato ai cittadini, sostenuto da ben 6 liste. Un progetto che inizia nel momento in cui il candidato alla massima poltrona cittadina lasciò la giunta perché, spiegò, poco motivato e interessato invece a realizzare qualcosa di diverso per la sua città, partendo da due pilastri fondamentali: innovazione e reale avvicinamento del cittadino alla pubblica amministrazione. Il vostro slogan è la città del domani. La città di domani, perché Mister Bianco ha certamente bisogno di guardare oltre, guardare la politica nella maniera che è giusto farla. Puntate molto sulla svolta, sul cambiamento. Cosa intendete per cambiamento? Ma più che cambiamento, discontinuità nei modi di operare sulla città. Per anni Mister Bianco ciclicamente viene gestita con un approccio che non apre il comune alla città. Il comune deve essere veramente a portata di cittadino, quindi parliamo di una discontinuità nei modi di fare politica che alcune volte con presunzione e arroganza allontanano la gente dalla vera proposta, che poi è la qualità della vita. Noi certamente ci poniamo l'obiettivo di dare quanti più contributi
contributi possibili. Sicuramente una delle cose che dirò tra poco è di mettere all'apice la customer satisfaction, cioè la soddisfazione del cittadino. Il cittadino deve valutare l'operato dei dipendenti e noi come amministratori ci poniamo questo obiettivo come un obiettivo principale. Poi ce ne sono tanti altri chiaramente che li programmeremo insieme ai candidati. Tra le liste civiche a sostegno di Marco Corsaro, la voce di Mister Bianco, capeggiata da Giusy Percipalle, e Noi per Mister Bianco, rappresentata da Carlo Guarnaccia. Noi ci crediamo, ci abbiamo creduto sin dall'inizio, siamo liberi cittadini uniti in un comitato civico che oggi diventano un movimento di garanzia. Abbiamo sposato il progetto della candidatura del nostro Marco Corsaro, siamo convinti e ci crediamo fermamente che possiamo cambiare le sorti della nostra Mister Bianco. Non solo ci crediamo, ma comunque, ripeto, è nei giovani che possa dare un cambiamento questo comune. Un comune di 50.000 abitanti non può stare ancora con i paletti e i dorsi. Dobbiamo parlare di sviluppo, di territorio, di occupazione, di attività commerciali e altro. E adesso andiamo a Giar. Come ben sapete, ogni città ha dei luoghi simbolo sia per quanto riguarda il bene sia per quanto riguarda le negatività. Uno di questi luoghi simbolo a Giar è lo stadio di Atletica, come sapete un capoluogo per quanto riguarda le incompiute. L'assessore allo sport Piero Mangano sta cercando in qualche modo di porvi rimedio, fra l'altro con sinergie, come sentirete, tra scuola e amministrazione comunale. Il servizio. Forse lo stadio di Atletica Giar non sarà più solamente il monumento principe delle incompiute cittadine, ma comincerà a vivere di vita propria e ad essere utilizzato per quello che è il suo scopo. E questa è l'intenzione e l'opera dell'assessore al ramo Piero Mangano, che sta operando per ridare funzionalità ad una struttura utilizzata ad oggi da persone che vogliono mantenersi in forma ma che non hanno nessun tipo di società dietro le spalle. In questi giorni è stato dissodato il terreno di gioco e trascorsi altri giorni verrà rullato e reso atto ad essere utilizzato adeguatamente. Sono interventi migliorativi che non risolvono naturalmente i grossi guasti causati dal tempo e dalla inciviltà delle persone, ma almeno daranno una speranza, cui contribuisce il locale liceo artistico Guttuso, i cui alunni affronteranno dei murales nella zona delle tribune per dare quel tocco di diversità e di accoglienza alla struttura. Perché è nostra intenzione, attraverso anche la collaborazione con il calcio Giare, la Vela, di riportare di nuovo a Giare quello che è il settore giovanile, che è l'anima praticamente di un vivaio calcistico. Quindi l'intenzione è quella, da qui a qualche giorno, di sistemare, di rullare e pianificare il terreno di gioco, sistemare anche l'impianto di irrigazione. E poi nel giro di qualche settimana volevo anche così regolamentare alcuni spazi che abbiamo trovato nelle tribune sottostanti da parte di alcune associazioni. Elemento importante, come dicevamo, è anche la sinergia tra mondo politico giarrese amministrativo e le scuole del territorio. Questa scuola ha concordato con l'amministrazione comunale diverse iniziative di collaborazione. Una fra queste è quella che abbiamo concordato con l'assessore Mangano, è quella di realizzare dei murales proprio allo stadio. Per la verità le iniziative sono molteplici. Mi piace ricordare quella che noi abbiamo in programma nel prossimo mese di maggio, in collaborazione con l'amministrazione comunale rappresentata dal nostro sindaco Danna, per cui i luoghi di questa scuola diventeranno luoghi visitabili da chiunque, perché questa è una scuola che si apre al territorio, è una scuola museo. E adesso, prima di passare alla pubblicità, la notizia da quale vi parlavo: il mese di marzo ci porta la primavera, ma ci porta anche il cambiamento dell'ora, visto che entra in vigore l'ora legale. Per molti può essere un fastidio, per tanti altri è un fatto positivo. Il dato certo è che non possiamo modificarla, sia che ci piaccia sia che non ci piaccia. L'unica cosa che possiamo fare è quella di non alzarci questa notte alle 2 per chi non ha necessità, ma per quanto riguarda la ufficialità, l'orologio alle 2 di questa notte dovrà essere portato avanti di un'ora e quindi alle 3. Dormiremo un'ora in meno, ma avremo un'ora in più di luce. Gentili telespettatori, siamo alla fine del nostro appuntamento, non ci sono notizie
notizie dell'ultima ora. Vi ringrazio come sempre per aver avuto la cortesia di stare assieme a noi, vi auguro un buon fine settimana e vi ricordo che se volete rivedere il nostro notiziario lo potete fare su internet cliccando al sito che vedete in sovraimpressione. Fra l'altro non dimenticate che da domani c'è l'ora legale. Il meteo è offerto da... Il centro analisi SAEM del dottor Antonino Di Carlo ora è nei nuovi accoglienti locali di via Marchese di San Giuliano 21, Aci Reale, vicino alla biblioteca Zelantea. Centro analisi SAEM del dottor Antonino Di Carlo. Apertura laboratorio prelievi tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Centro analisi SAEM, via Marchese di San Giuliano 21, Aci Reale. Per info 095 60 48 83. Quest'ultima domenica di marzo è contrassegnata da un cielo con schiarite e con coperture da parte delle nubi per quanto riguarda tutte le province siciliane. I mari sono calmi, le temperature vanno da un minimo di 12 a un massimo di 23 a Catania. Il meteo è offerto da... Il centro analisi SAEM del dottor Antonino Di Carlo ora è nei nuovi accoglienti locali di via Marchese di San Giuliano 21, Aci Reale, vicino alla biblioteca Zelantea. Centro analisi SAEM del dottor Antonino Di Carlo. Apertura laboratorio prelievi tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Centro analisi SAEM, via Marchese di San Giuliano 21, Aci Reale. Per info 095 60 48 83.